L'ospedale delle Apuane in Viale Mattei sarà pronto nel 2014, l'ha detto il direttore generale dell'ASL1 di Massa Carrara, Maria Teresa De Lauretis, nel corso della prima riunione convocata per la redazione del nuovo PAL, il piano attuativo locale della sanità. Nei giorni scorsi da più parti erano giunte voci circa uno stop ai lavori per il fatto che il presidente della regione toscana Enrico Rossi all'indomani dell'alluvione in Lunigiana aveva dichiarato che non si sarebbe più costruito in zone a forte rischio idrogeologico e la zona di Viale Mattei è proprio una di queste. Dubbi allontanati dal direttore generale, la quale rappresentanti dei comuni di Massa, Carrara, Pontremoli e Fivizzano ha specificato che i lavori di costruzione dureranno 30 mesi, in seguito ai quali occorreranno 6 mesi per il collaudo della struttura e altri 6 mesi per i trasferimenti dei reparti. Massimo riserbo sul resto delle questioni affrontate, la prima discussione servita più che altro a fare il punto della situazione sanitaria del nostro territorio e per fornire una documentazione dettagliata ai rappresentanti delle istituzioni locali, sulla base della quale riprenderà il secondo confronto previsto per il 24 di novembre. Tra i punti critici che la direzione dell'ASL dovrà affrontare insieme ai comuni ci saranno i tanto dibattuti trasferimenti di reparti da Carrara a Massa e il futuro dei distretti sanitari.